Ciao a tutti amanti dell'Urbex e benvenuti in questa nuova esplorazione. Prima di proseguire con il video esplorazione in questo luogo abbandonato, vi ricordo che se volete sostenerci potete abbonarvi al nostro canale YouTube cliccando qua sotto il tasto abbonati, vi usciranno tutte le fasce di prezzo con i relativi vantaggi. Tornando a noi, ci troviamo in Lombardia e siamo venuti ad esplorare questo sanatorio abbandonato degli anni 30. Non dagli anni 30, degli anni 30. Un po' di cenni storici durante il video esplorazione. Adesso andiamo. Ok ragazzi, iniziamo l'esplorazione di questo sanatorio abbandonato. Andrea è già stato qui, magari sicuramente poi, come vi dicevo prima, ci darà lui qualche cenno storico sulla storia. Innanzitutto possiamo vedere come abbiano ammassato vari pezzi di letto. Vedete che qua ci sono le molle dei letti. Ci sono due stanze molto interessanti, molto simili fra di loro, ma molto interessanti. E tra l'altro oggi siamo venuti con gli ombrelli perché, non so se lo sentite in sottofondo, ma è il pieu, come si dice a Milano. Permesso. Ecco, questa è la prima stanza che troviamo. Devo dire, nella sua semplicità molto bella, sinceramente non mi aspettavo di trovare tutti questi letti sistemati così in modo perfetto. Diciamo pure tranquillamente che mancano solo le lenzuola, ad esempio in questo mancano veramente solo le lenzuola. Sono vari padiglioni, abbiamo iniziato da quello più in alto, penso, sì, giusto? Abbiamo iniziato da quello più in alto e poi andremo negli altri padiglioni che naturalmente appunto sono più in basso. Andrea ha detto che poi troveremo anche delle radiografie, documenti, giusto? Ok, sperando ci siano ancora, però ragazzi qui siamo veramente isolati e non è un posto frequentatissimo proprio perché è difficile arrivarci, soprattutto se qualcuno si mette a guidare diciamo come un pazzo e mi ha fatto perdere tipo 10 o 15 vite. Ringraziamo il cui presenta Andrea. Comunque, a parte gli scherzi, quello che ho detto è tutto vero, nel senso che è un posto molto isolato. Lo trovi cambiato? Ma per ora neanche più. Ok. Per essere passato tutto quel tempo. Esatto, contate che Andrea ci è venuto un anno e mezzo fa. Stiamo registrando il video in agosto del 2023, quindi comunque in un anno e mezzo sappiamo come i posti anche in un giorno e mezzo possano tramutare. Questo, il fatto che il posto, il sanatorio abbandonato sia isolato, da una parte lo protegge anche dagli stessi ragazzini che magari vengono qui per divertirsi. Adesso vi porto di qua perché c'è un'altra stanza molto carina. Qua non ho visto, qua sono tutti ancora letti ma con sopra i materassoni ammassati. Vi porto in un'altra stanza, ho spento il faro perché qua non c'è bisogno appunto del faro, grazie a Dio abbiamo la luce naturale. Il resna non fa parte della stanza ma oggi mi accompagna in questa esplorazione e come vi dicevo prima questa stanza è molto simile a quella precedente. L'unica differenza è che appunto quella di prima era molto buia mentre questa è completamente illuminata. Tra l'altro vedete che ci sono anche i comodini a fianco, diciamo, alle postazioni letto. È molto bello quello scorcio. Veramente molto molto interessante. Resna si emoziona quando dico la parola scorcio perché comunque potete vedere che ci sono letti, comodini e il muro incrostato, quindi molto bella alla vista. Soprattutto non vogliatemene, ma è molto più bella alla vista dal vivo che posso immaginare. Sicuramente in video non sia la stessa cosa. Qui vi porto a vedere un bagno. Sì, beh, bagno poi per modo di dire, perché comunque il bagno è già finito qui. Comunque c'è ancora tutto, lo vedete anche voi, ci sono addirittura i tappetini antiscivolo nella vasca e poi c'è il lavandino con appunto con lo specchio. Guardate, siamo completamente immersi nella natura. Purtroppo oggi piove, come ho detto prima, e sicuramente la luce non aiuta. Fortunatamente abbiamo il faro.
Tra l'altro questo edificio mi sa che Andre, ha altri piani questo edificio? Sì. Ok, quindi adesso immagino che dobbiamo andare su. Andiamo su a vedere il piano di sopra, okay. E poi cambiamo lo stabile. Ok, quindi adesso Andrea ha detto che andiamo a vedere il piano di sopra di questo edificio e poi cambiamo appunto struttura. Praticamente noi poi, per farvi capire, dobbiamo ritornare giù di là. Vedete che qua c'è un altro stabile e di là poi si scende e si vanno ad esplorare le altre strutture. Allora ragazzi, come vi dicevo, sto cercando di salire le scale perché il muro è tutto crollato. Ok, perfetto, ce l'ho fatta, ci siamo. Permesso. Meno male ragazzi che i video li taglio, perché sennò voi vi fareste mille risate. Non che sia un male, però. Allora, ecco, questa stanza già è carina. Ci sono ancora letti, però sono completamente diversi dagli altri. Gli altri erano praticamente in ferro, questi hanno la struttura in legno. Qui si ha una balconata che offre. Mia, quelle sono nuvole queste qua che si muovono, guardate. Ma quanto siamo? A proposito, quanto perché siamo? Non so dirti l'altezza, a livello del... Ah, ok. Comunque siamo molto alti. Siamo molto alti perché, ragazzi, quelle sono nuvole. Guardate qua. Beh, molto bella questa visuale. Molto, molto bella. Allora, ragazzi, stiamo andando ad esplorare sempre lo stesso padiglione, ma credo la parte femminile, solo che come potete vedere diluvia e quindi stiamo usando l'ombrello. Dai, andiamo a vedere cosa ci riserva questa parte femminile, diciamo. Andiamo. Vedete ragazzi, noi prima eravamo lì, che è la parte maschile, e adesso siamo venuti qua, che è la parte femminile. Tra l'altro la sta mandando Dio solo sa quanto. Andiamo a esplorare anche questa parte qui. Vado subito a sinistra perché c'è un'altra stanza piena di letti, che come vi dicevo prima non è che mi dispiaccia più di tanto, perché comunque l'abbandono si fa notare. Lì purtroppo hanno fatto un graffito che, se vogliamo, non è neanche malaccio, perché comunque va a riempire, diciamo, la parete, che sennò sarebbe veramente fin troppo vuota. E questa è la prospettiva dall'altra parte. Fino ad ora nessun ritrovamento eccezionale, e tra l'altro, come vi dicevo prima, i letti dei maschi erano in ferro, invece a quanto pare quelli delle femmine sono in legno. Dai, proseguiamo per questo luogo abbandonato, per questo sanatorio abbandonato. Questo era il bagno, e vediamo cosa riusciamo a trovare. Anche comunque questo bagno si è conservato comunque bene o male in maniera buona. Allora, vi faccio fare un rapido giro delle stanze. Non è 4 hotel, ma è un'esplorazione di luoghi abbandonati qui nel nostro canale YouTube Urbex MJ, perché vi faccio fare un giro per le stanze. Sembra 4 hotel con Bruno Barbieri, che tra l'altro Pour Parler è una trasmissione che io adoro, perché mi piace proprio Bruno Barbieri. Ecco, questa forse è la stanza più interessante. Uno, perché è a mani basse la più luminosa. Si è conservato anche qualche mobile. I letti, bene o male, ci sono in praticamente tutte le stanze. Ah, forse ho trovato il nome del sanatorio. Diciamo che si chiama Villa e poi il nome inizia per Z. Almeno penso fosse il nome del sanatorio. Questa stanza non è veramente affatto male. Allora ragazzi, abbiamo cambiato edificio, naturalmente stiamo saltando un po' di palo in frasca, vi aggiorno sempre, comunque cerco, meglio per meglio dire, di tenervi sempre aggiornati quando cambiamo edificio. Ecco, come prima cosa Andrea ha detto che quando è venuto questi vetri erano intatti, quindi sicuramente purtroppo qualche ragazzino idiota si sarà divertito a romperli.
Vi vorrei portare lì, ma come sentite piove veramente tanto. Adesso noi dobbiamo entrare qua, che tra l'altro raggiungo Andrea e il Resna, e lo faccio comunque insieme a voi. Ok? Poi la prima cosa che mi viene da segnalare è la scritta, mettilo qui. Infatti noi l'ombrello l'abbiamo posizionato lì. Poi mi raccontava Andrea che qui questa stanza non serve neanche il faro, meglio, questa stanza una volta non era così, però può essere che comunque il tempo, soprattutto quello degli ultimi mesi, abbia influito sulla conservazione di questo posto. Io come sempre, ragazzi, vi ricordo che se vi fa piacere potete seguirci anche su Instagram, che comparirà esattamente in questo momento a sinistra, dove potete restare aggiornati su tutti i nostri contenuti, potete vedere le foto che pubblichiamo, video, reel, che magari su YouTube appunto quelle parti non vengono mostrate. Quindi se volete seguirci più da vicino, facciamo sondaggi. Quindi seguiteci su Instagram, perché secondo me, se siete appassionati di Urbex, non ve ne pentirete. Adesso proviamo ad andare dove c'è il Resna. Ma prima di andare dove c'è il Resna, sono venuto da questa parte per inquadrare le cucine. Sì, nulla di eclatante, però ecco, con il faro sicuramente rende molto meglio l'idea. Carine, naturalmente, sempre tenendo conto appunto che si stia parlando di cucine. Vediamo cosa sta fotografando il Resna. Di così bello questo corridoio, bellissimo. Ah, ok, stai fotografando questo scorcio, che è molto interessante. È molto interessante, esatto. Ok ragazzi, finalmente percorriamo questo veramente bellissimo corridoio. Non tanto per il corridoio in sé, perché poi come vedete hanno anche rovinato i muri con le scritte, ma quanto per la luce verdastra che filtra da su, perché la tettoia là sopra in plastica è appunto di questo color verde e rende il tutto molto suggestivo. Tra l'altro sono andato a vedere anche una stanza che, se non ricordo male, questa qui dove è uscito Andrea. Sì, esatto, e non è neanche malaccio. Naturalmente stiamo sempre parlando di postazioni per dormire, però qui le finestre, come potete vedere, sono belle grandi, cioè non è, con tutto rispetto, le stanze che abbiamo visto prima. In più questi godevano veramente di una vista a 360, ma non c'è il vetro, godevano di una vista veramente mozzafiato. Guardate, da bellissima, bellissima veramente. Questo purtroppo è quello che ne resta. Sicuramente poi purtroppo hanno messo a soqquadro tutto, secondo me hanno anche bruciato qualcosa, perché c'è un odore veramente veramente molto molto sgradevole, ve lo posso assicurare. Continuiamo ad esplorare questo sanatorio abbandonato, questo luogo abbandonato. Nel frattempo io vi ricordo che se il video vi sta piacendo potete sostenerci con tre semplici azioni gratuite. La prima è quella di lasciare un bel mi piace al video se questo video esplorazione vi sta piacendo. La seconda è quella di farci sapere esattamente qui sotto con un commento cosa ne pensate di questo video in questo luogo abbandonato. E la terza, che è sicuramente la più importante di tutte, è quella di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanella delle notifiche, cliccando su tutte, in modo tale che voi possiate rimanere aggiornati su tutto quello che pubblichiamo. Adesso però continuiamo l'esplorazione, anche perché c'è una stanza molto bella che ci attende, la stanza del dottore. Allora andiamo a vedere questa stanza del dottore, molto piccolina, cioè non vi aspettatevi un ambulatorio di un ospedale.
per intenderci. Carina, carina, come dove comunque c'è ancora il lettino, c'è ancora la scrivania. Vediamo di qua cosa possiamo trovare. Ah, un divano. Un divano con una scrivania. Vedi questo cos'è? Lo scarpone. Notiziario mensile luglio 2001. Quindi questo giornale, stiamo registrando, ve lo ricordo sempre, il video nel 2023. Questo giornale ha 22 anni. Poi ci sarà una bella chicca, speriamo di riuscire a trovarla, che secondo me farà contenti molti di voi, me in primis. Non so dove sia perché ci stiamo lasciando guidare da Andrea, però spero di trovarla questa chicchetta, perché ve la voglio mostrare. Allora ragazzi, tenetevi forte perché, come avrete capito, inequivocabile, la sorpresa di cui vi stavo parlando pochissimi secondi fa era la chiesa. Entriamo e vediamola assieme. Permesso. Beh, sicuramente una chiesa che si è conservata praticamente a meraviglia. Veramente molto molto bella. Ci sono ancora le panche, c'è ancora l'altare, ci sono ancora gli affreschi. Adesso naturalmente mi avvicino per farvela vedere meglio. Ecco, l'unica cosa, mi ha detto Andrea, che quelle poltrone non erano così, ma erano, diciamo, lì in ordine. Quindi da quello che mi ha detto Andrea, l'unica cosa che è cambiata è quella. E poi hanno buttato all'aria la sacrestia, che è lì dietro, c'erano tutte le cose, naturalmente vestiti del prete e via discorrendo. Però sono contento di aver esplorato, o meglio, o per meglio dire, di essere entrato nella chiesa, perché dalle foto che mi aveva mandato anche Andrea era sicuramente la cosa che mi interessava vedere di più, e devo ammettere che sono molto 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 soddisfatto. Quando si tratta di chiese abbandonate, io le esplorerei tutte dalle prime all'ultime, perché mi piacciono veramente molto, mi hanno sempre affascinato molto le chiese abbandonate. Ecco, e questa è un'altra prospettiva. Naturalmente io sono entrato dalla porta che vedete lì. Adesso voglio salire qua, vediamo cosa c'è, ma non penso ci sia nulla. Tra l'altro hanno rotto anche lo sportellino, purtroppo. Però bella, bella, molto bella. Ecco, qua mi trovo esattamente al centro. Molto molto bella, sono contento di averla trovata. È un parolone, perché stiamo seguendo Andrea, perché lui ha già esplorato questo posto. Comunque, come vi dicevo prima, sono molto contento di essere soprattutto nella chiesa, perché, come state vedendo anche voi stessi con i vostri occhi, è molto molto bella e soprattutto è ben conservata, e non è facile. Allora, ci lasciamo alle spalle la chiesa, e manco farlo apposta ci troviamo un'altra stanza da letto. Adesso Andrea ha detto che nella soffitta, nel sottotetto, c'è un po' di roba. Vediamo se riusciamo a trovare l'accesso per appunto andare a vedere se effettivamente ci sia ancora della roba. Restate sintonizzati fino alla fine per vedere appunto il video completo di questa esplorazione in questo posto abbandonato, in questo sanatorio abbandonato in Lombardia. Ecco, ci troviamo nel sottotetto, come potete vedere anche voi, e già da qui si inizia a intravedere qualcosina. Naturalmente questi, come potete ben vedere, sono dei comodini,
ma mi hanno detto i ragazzi che qua, e loro sono già dentro, ci sono tanti documenti, vediamo se effettivamente è così. È vero, ci sono radiografie. Ci sono un sacco di documenti, questi sono sì, delle radiografie toraciche. È vero, sì, toraciche, esatto, perfetto, adesso sì che la vedo. Guardate qua quante radiografie ci sono. Allora, diagnosi clinica. 28 ottobre, sto leggendo, diagnosi clinica. Cosa c'è scritto, Andre, che non ho gli occhiali? Qua, diagnosi clinica viene dall'istituto di Alessandria. Alessandria, sì. Sì, guardate anche a terra, ragazzi, quanti documenti. Questi sì, questi sono ancora radiografie. Beh, effettivamente è una bella sorpresa trovare questi documenti, materassi ancora, però come dicevo prima è una bella sorpresa. Anche qua c'è un documento, peccato che siano buttati così, perché comunque qui si parla, ve lo ricordo sempre, della vita delle persone. Magari adesso alcune, anzi sicuramente alcune saranno anche morte, quindi è un peccato lasciare tutti questi documenti qua. Guardate quante ce ne sono a terra, una quantità industriale di documenti. E qua ci sono ancora dei comodini. Siamo nello stesso edificio della chiesa, eh? Non ci siamo ancora lasciati alle spalle questo edificio. Adesso credo che si debba scendere, perché adesso come... Ah, dobbiamo andare di là, bene, sono stato smentito subito, quindi usciamo un attimo e poi torniamo sempre nell'edificio. Allora, Andrea mi ha detto che più o meno il posto è stato abbandonato dal 2005, nel 2005, ed erano, tra virgolette, diciamo, ricoverati anche i bambini. Infatti le radiografie ai polmoni che vi ho fatto vedere pare fossero di bambini, perché erano veramente molto molto piccoli i polmoni. Adesso ci trasferiamo in un altro edificio e vediamo cosa possiamo trovare. Naturalmente, come sempre, vi consiglio caldamente di seguire il video esplorazione fino alla fine, perché le sorprese nei posti abbandonati, ormai lo sapete, non mancano mai. Andiamo. Allora, ragazzi, adesso dobbiamo percorrere questa, a parer mio, bellissima scala e vediamo cosa possiamo trovare. Andrea è già stato nel posto e quindi diciamo che ci fa da guida, se così possiamo dire. Ah, qua c'è un divanetto con un graffito, nulla di eclatante, però carino nella sua semplicità. Ma forse la cosa più bella, grazie Andre, la cosa più bella è appunto la scalinata, che da qui è veramente molto molto carina. Poi fortunatamente ci sono quelle due vetrate che fanno entrare la luce. Peccato che oggi piova e non ci sia il sole, sennò sicuramente sarebbe stato molto più bello da vedere. Però ci accontentiamo, dai, diciamo così. Ragazzi, adesso vi porto, come l'ha soprannominata Andrea, nella stanza montagna. Guardate qua. Qua non si tratta più di esplorazione, ma si tratta quasi di speleologia, esatto, stile trincee. Bella, bella. Come mi è venuto da dire subito, la montagna in una stanza. Di solito è il cielo in una stanza, però, che era un film anche, il cielo in una stanza. Qua è la montagna in una stanza. Guardate qua, cavolo. Molto molto bella. Tra l'altro Andrea gli ha dato la stanza come nome, ovviamente per scherzare, la stanza della montagna, però è veramente azzeccatissimo. Amanti dell'urbex, anche questa nostra esplorazione in questo posto abbandonato, in questo sanatorio abbandonato, è giunto al termine.
sicuramente, con tutto il rispetto parlando per il posto, un'esplorazione, un luogo che non rimarrà indelebile nei nostri cuori. Di fatto di interessante c'è la chiesa, molto molto bella, e la soffitta dove abbiamo appunto, come avrete sicuramente visto, trovato le radiografie. Per il resto il posto è grande ma è anche molto vuoto. Proprio per questi motivi, secondo noi di Urbex MJ, il posto non arriva alla sufficienza. Infatti gli abbiamo assegnato 5 punti Urbex. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se siete d'accordo con quello che ho appena detto. Io come sempre vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social e soprattutto che potete abbonarvi al nostro canale YouTube cliccando proprio qua sotto al video il tasto abbonati. Io a questo punto dalla Lombardia non mi rimane far altro che ringraziarvi per averci seguito fino a questo punto e io naturalmente come sempre vi rimando ad una prossima esplorazione sempre qui su Urbex MJ. Ciao!